Sono Paolo Acunzo e sono il direttore dell'orchestra giovanile Sanità Ensemble del quartiere Sanità di Napoli. Il quartiere Sanità è uno dei quartieri più a rischio di Napoli. Il rischio è quello che un ragazzo può facilmente deviare e quindi cadere nella rete del malaffare. E quindi il nostro progetto è quello di dare a loro i mezzi, gli strumenti per cercare di non perdere la via iniziata e quindi di stare lontano da questa tentazione che potrebbe da un momento all'altro, diciamo, inficiare il loro cammino. Buonasera, benvenuti. Lui è il più piccolo. A te piace suonare? Sì, tantissimo, mi piace tantissimo suonare. Bene. È la mia vita. Wow. Che bello! Va bene ragazzi, vi ascoltiamo. Il palco è vostro. Siete sul palco? Può rispondere Toto Cutugno. Gliel'avranno detto mille detto, volte. No? Hai un microfono? Sì, sono 35. 35. Senti, questo è un esempio fantastico come la musica può salvare il nostro mondo. Non conosce zone, non conosce razza, non conosce politica, non conosce chi è povero e chi è ricco. E la musica può veramente salvare il nostro essere. Secondo me voi state facendo proprio quella cosa. Bello Doca, bravissimi, complimenti ragazzi. No, penso che ragazzi come voi che vivono, stanno in una realtà difficile, abbiano sempre un contatto più speciale con l'arte, cioè si dà sempre qualcosa in più quando si viene da un posto difficile, si è sempre quasi più sinceri, quindi io questa performance l'ho trovata molto molto vera. Beh, è stato molto bello così tutti insieme, siete tanti ma siete tutti molto bravi e date un concetto della unità che fa molto piacere, soprattutto in una situazione di vita non facilissima, questa cosa unisce e trasmette poi cose molto importanti a chi l'ascolta. Ma io sono super d'accordo con i miei colleghi, è un progetto veramente incredibile nel suo essere, è una performance bellissima, quindi grazie a tutti ragazzi, grazie veramente di cuore.
Votiamo, dai. Per me è un grande sì. Anche per me è un grande sì. Anche per me sì. E allora, ragazzi, sono 4 sì!